오랜만에 꺼낸 바지에서 너네 오늘 점심값은 구독자세 마영 돈네 아침부터 운수대탕 오늘따라 기분 좋아 수수하고 믿어 없는 날 love it 웬일이야 오늘 정말 Capire cosa stiano facendo e perché i giovani coreani nei quartieri dove si esibiscono le band di K-pop, il genere popolare che ha portato la Corea alla ribalta proiettandola nella modernità soprattutto grazie a YouTube, è un'impresa davvero troppo ardua per chiunque non abbia 20 anni e non passi la giornata immerso nel web come loro. Siamo nella città con la connessione più veloce e pervasiva del mondo. Seoul sta diventando la New York degli anni 2000, quella dove nascono i trend che i giovanissimi seguiranno in tutta l'Asia e non solo. Tutto sta a capirli. Dopo qualche ora di smarrimento, la nostra ancora di salvezza per dare un senso a questo caos arriva proprio dalla rete. La mentalità del coreano medio è uguale alla mentalità del tamarro medio italiano. Ora ditemi che questa non è la convivenza più bella di sempre. Si chiama Marco Ferrara. Dopo aver visto decine dei suoi video, al primo incontro lo abbraccio come un parente. Il suo canale, Seoul Mafia, è famoso in Italia per essere riuscito a spiegare con ironia questo strano mondo agli italiani e famoso in Corea per aver attratto turisti e giovani dall'Italia in questo paese. Piave anche questo per terra buono, invece faceva cagare. 7 anni fa, quando ero più giovine, io ero molto appassionato del K-pop, che è la musica coreana, e volevo entrare in una boy band, no? Quindi ho cominciato a fare provini, prima online, poi mi hanno richiamato, ho fatto un provino a Londra e mi hanno spedito in Corea a fare questa specie di X Factor. Poi da lì mi hanno notato e sono entrato in questa agenzia, insomma... Non parlavi una parola di coreano. Non parlavo, guarda, io ho fatto il programma e c'erano lì i giudici che schiacciavano pulsanti, io non capivo nulla, però... Aveva tutto. Fama. Soldi. Uomo. Bellezzitudine. E allora perché ha mollato tutto? Tu hai un visto da youtuber. Ho un visto da... sì, artista. Si chiamano visti artistici. Comunque sì, adesso è proprio come youtuber, no? Come ambasciatore, diciamo, della cultura coreana in Italia. Io quando torno in Italia ho uno shock, veramente è un trauma per me usare internet. Poi io che sono youtuber devo mettere i video online, no? E qui ci metto un minuto. Andiamo dal chirurgo plastico, ragazzi, vero? Sì. Be creepy. No. Sembra che stai guardando la Madonna. Sto vedendo la mia vita passare davanti. Lo stesso video, torno in Italia. Lo carico e vedo 2 ore e 50, 3 ore, dico no! Non ci posso credere, praticamente sto posto in cui te stampi la selfie sul cappuccino sta nello stesso posto del Museo dell'Amore, si chiama Cafe. Prima scegli che bevita vuoi e poi devi fare la foto con il cellulare. Yeah. No vabbè. Why do I look like we all have mustache here? Like, what the fuck? Andiamo un po' ad argomenti un po' più hot, molto 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 più frizzicarelli, perché... andiamo al secto di... ed è l'incrocio tra se, che sta per sex, e to di sarebbe study. Adesso come faccio a non farmi demonetizzare questo video? Non lo so, vai con il family friendly. Se tu entri in una chat di gruppo che si chiama Sectody, tu sai già che, ecco, durante queste sessioni di studio ci potrebbero essere delle pause servono, ecco, a destressarti. Ecco. Come guadagni poi? Un'applicazione per il cellulare che vuole insegnare coreano agli stranieri, chiaramente, piuttosto che mettere un cartello per strada o in televisione, preferisce magari chiedere a me, che sa che ho un pubblico tutto di persone che vogliono imparare il coreano, spendono meno soldi sicuramente e hanno anche un profitto maggiore. Popular Jeju Express. How about Jeju Express?
qua ci sono delle stanze che si chiamano PC Bank e sono delle stanze in cui ci sono solo computer. Lo studente finisce scuola o salta a scuola apposta, va lì e sta 10-12 ore chiuso dentro questa scatola, perché poi sono tutti posti molto stretti, a parlare con le persone che giocano con lui online. Poi in questi ultimi anni si è sviluppato molto il mukbang, non so se sai cos'è, ma no. Praticamente sono queste persone che mangiano davanti a una telecamera e sono viste da veramente centinaia di migliaia di persone. Perché? Perché le persone si sentono sole e vogliono mangiare con una persona che, anche se vedono insomma su uno schermo, si sentono comunque in qualche modo connesse. Poi si vedono per esempio questi negozi che sono come cacao online, che sono fatti praticamente per avvicinare le persone al mondo di una chat invece che un'altra. Sì, come sì, funzionano? Sì, sì. Sono applicazioni molto meno fredde che ti permettono di esprimere molto di più i tuoi sentimenti, perché sono pieni di queste emoji, si chiamano insomma le nostre emoticon, no? Emoji. Quindi loro sono più freddi, ma gli emoticon sono più caldi. Esatto, ma forse perché hanno bisogno di sfogarsi con l'immagine, no? Perché hai tutte queste opzioni di emozioni, di cose che... E poi prendono questi emoji e ne fanno un negozio fisico. Esatto, fanno e tu li vai a trovare, li tocchi. Esatto. Sì. Dentro il negozio. No, sono carini però, no? Da noi il maschio, l'uomo, no? Per eccellenza è già più una, non so, la persona che ti piace il calcio, un po' col pelo, mascolina. Qui invece se l'uomo si mette, capito, le orecchiette da gatto e fa il sorrisino, alle ragazze piace comunque, no? Quindi il fatto che ci siano così tante cose carine è perché qui va bene così. E diciamo che si sfogano in questi negozi, e anche io tra l'altro mi sfogo in questi negozi. Ma come si conciliano per esempio queste vite di questi giovani con invece questi anziani molto rigorosi, molto gerarchici? Il modo di vestirsi, il modo di fare che hanno i giovani d'oggi è un po' anche quello di ribellarsi, no? Per insomma anche mettersi in linea con i tempi.